Ciao a tutti, lui è Otto e questo è un nuovo appuntamento con Final Cut Pro Online Coach. Oggi parleremo di una cosa un po' particolare, ovvero sia la possibilità di lavorare nella stessa timeline pur dovendo realizzare differenti versioni dello stesso prodotto. Questo è un esempio che voglio farvi perché è una cosa che è capitata a me proprio in questi giorni, una cosa reale, e quindi voglio utilizzare un'esperienza personale per condividerla con voi. Se dovesse capitare di dover realizzare un prodotto che ha un inizio e una fine, una durata X di 50 minuti, come in questo caso, lineari, continuativi, e poi c'è da fare di questo prodotto anche una versione divisa in tre blocchi, bumper out, bumper in e tutto il resto, quindi con una durata che comunque cambia. Questa cosa normalmente aveva bisogno di due timeline, invece adesso possiamo fare tutto dentro una timeline. Andiamo a vedere come fare direttamente su questo prodotto. Questo che vediamo nella timeline è il master di una puntata della durata di 58 minuti. In questo momento è nella sua versione lineare. In questo caso i tagli sono già pronti, quindi io vi faccio vedere, diciamo, il risultato finale di questa cosa. Andiamo a cercare, scriviamo taglio. Questa è la clip che si occupa di fare il taglio originale, blocco 1, e la clip è taglio originale, blocco 2. Come vedete l'icona non è quella classica, è l'icona dell'audition. In realtà è un audition che contiene al suo interno delle compound. Questa compound rappresenta il montato originale, cioè il blocco di clip originali che c'erano qua prima è stato chiuso dentro una compound. Se facciamo doppio clic, questo è il blocco di montato che c'è in quel punto, quindi un'intervista, una copertura, degli effetti, delle musiche. Questo compound è stato inserito all'interno di un audition. L'audition è quell'elemento che ci permette di passare da una clip ad un'altra o da una compound ad un'altra. Quindi se noi apriamo il pannello dell'audition ci troviamo qua e vediamo che questo è quello che stiamo vedendo, c'è la versione originale, ma ne abbiamo un'altra di qua, la selezioniamo e istantaneamente in timeline è cambiato un po' tutto. Quindi questi elementi in connected clip sono connessi a questo particolare compound, quindi se io passo nell'altro automaticamente quelle connected clip spariscono perché non fanno parte di questo compound. Il risultato sarà quello di avere un montato differente che a un certo punto chiude, parte una cosa sopra che è una grafica che è il bumper che chiude il blocco, poi c'è il nero, poi c'è di nuovo un'altra grafica che apre il nuovo blocco e da lì riparte tutto, si ricollega e continua la puntata. Se andiamo a vedere l'altro blocco, che è un po' più corto, possiamo anche mandarlo in play. Ma la pace non arriva. I Mirta Strangio organizzano la più eclatante vendetta della storia delle mafie. Ferragosto 2007, Duisburg, città. Nel punto in cui Saviano dice la più grande vendetta della storia delle mafie, si è deciso di fare il taglio per andare a nero. Se andiamo all'altra compound, ecco che troviamo questa versione. Arriva la pace, ma la pace non arriva. I Mirta Strangio organizzano la più eclatante vendetta della storia delle mafie. Qui c'è il bumper di uscita e poi il nero, dopodiché bumper di entrata. In questo caso, oltre ai bumper di uscita e di entrata, sono stati fatti dei montaggi differenti per riaccordarsi e riagganciarsi nell'impianto. Quindi è stata aggiunta un'immagine, un totale che serviva solo per agganciarsi. Quindi questa cosa ci permette di passare da una versione all'altra, tant'è che se andiamo a vedere nelle tag troveremo fine primo blocco, inizio secondo blocco, fine secondo blocco, inizio terzo blocco, e ovviamente la puntata avrà una durata differente. Tutti i time code dei vari blocchi, tutti i time code che dobbiamo comunque segnarci per creare il cartello iniziale da abbinare alla puntata saranno cambiati, quindi utilizzeremo o un cartello o un altro a seconda della versione che stiamo esportando. Se devo esportare appunto la versione senza blocchi mi basterà un click e sparirà. Andrò di qua e anche qua il blocco è sparito e il time code di fine puntata del punto di end dopo la sigla finale è cambiato. Questo è un sistema molto interessante che abbina queste due funzioni, che sono appunto l'audition che ci permette di passare da una versione all'altra di un taglio, abbinando questo non a una singola clip ma a un blocco di montaggio, noi possiamo arrivare a lavorare nella stessa timeline senza problemi.
Vi ringrazio di aver seguito anche questo tutorial. Per qualsiasi cosa mi trovate nei canali social, potete contattarmi senza problemi, e per avere anche maggiori spiegazioni su questa tecnica sono qua a vostra disposizione. Ciao e a presto.